per lo sviluppo locale come sviluppo sostenibile, che si concentra oggi su due sottotemi, diciamo, particolari, no? Lo sviluppo e la rigenerazione della frazione di macchia e lo sviluppo e la rigenerazione della frazione di Manfredonia San Salvatore. Cara Allora, Isabella Barraso, le presentazioni le abbiamo fatte, ricominciare il la lezione. titolo è quello che ha detto e io partirei, avete già parlato abbondantemente di sviluppo e io partirei da un punto di vista geografico e quindi da tre domande. Innanzitutto tre ambiti di domande. Siamo tutti uguali? No, i gruppi umani sono tutti diversi, hanno esigenze diverse e sono diversi come i territori. Tutti i territori sono diversi. È una osservazione che appare banale, ma che invece dal punto di vista dello studio è estremamente importante, perché le disuguaglianze sono un aspetto che va affrontato, studiato, perché ha delle conseguenze anche economiche molto significative. Ovviamente, essendo diversi i territori, ci sono diversità nelle crescite e sviluppo. Ma quando anche i territori fossero uguali, comunque ci sarebbero delle diversità. Un esempio che viene fatto di solito se qualcuno è andato nel parco dell'Alta Murgia. L'Alta Murgia, che è pietrosa, adesso allora era in passato pochissimo coltivata, era molto simile a quella che è adesso la Murgia dei Trulli, che invece è fittamente abitata, fittamente coltivata. Che cosa è successo? È successo che ci sono state delle condizioni, in particolare antropiche, che hanno reso diversi questi due territori che, se voi osservate le carte del Settecento, erano molto simili. La popolazione, in particolare le donne, hanno trasportato terreno fertile nella Murgia dei Trulli. Ci sono state delle condizioni anche di insediamento particolari, per cui la Murgia dei Trulli è un ambito così particolare all'interno della Puglia. Quindi ci domandiamo che cosa ha fatto la diversità dei territori nell'ambito della crescita-sviluppo. Ovviamente crescita-sviluppo sia delle persone che dei territori, perché il territorio è la costruzione umana dello spazio fisico che noi abbiamo ricevuto in eredità. E c'è un'integrazione, un'interazione molto forte tra le caratteristiche e le qualità dei gruppi umani e quelle dei territori. E queste diversità, che sono legate a delle condizioni, a dei fattori che possono essere più o meno attrattivi o repulsivi, sono legati a spinte dall'alto, quindi a possibilità che ci provengono dall'esterno o dal basso, che ci provengono dall'interno. Allora, innanzitutto, perché la diversità di crescita e sviluppo nei territori? Qui c'è una parola che certamente voi sapete, c'è una differenza fra crescita e sviluppo. Come sapete, la crescita è legata al prodotto interno lordo, quindi è un dato quantitativo, misurabile, calcolabile. E il prodotto interno lordo viene collegato alle attività produttive. Lo sviluppo invece ha una dimensione più qualitativa, riguarda la qualità della vita, riguarda le caratteristiche culturali, riguarda le modalità dei generi di vita. E questa diversa crescita e sviluppo è legata a dei prerequisiti. I prerequisiti
per il territorio, quando studiamo dal punto di vista territoriale lo sviluppo. Questi prerequisiti sono le risorse date, ereditate, sia in termini di risorse fisiche, quindi le località, le aree dove noi viviamo, che abbiamo ereditato dai nostri progenitori. E in questa eredità poi vedremo c'è il discorso importantissimo della sostenibilità. Per risorse intendiamo tutte quante le risorse e quindi l'insieme delle risorse produttive oltre che delle risorse naturali, ma anche delle risorse immateriali. Poi l'ambiente più o meno favorevole allo svilupparsi di determinati aspetti produttivi. Per esempio, si dice che Manfredonia ha una vocazione economica, perché? Turistica, perché? Perché ha un ambiente turistico particolarmente attrattivo e favorevole. Risorse create, non solo le risorse che noi ci troviamo ad avere ereditato, ma anche quelle che abbiamo costruito, che abbiamo creato. L'esempio che si fa all'università di risorsa creata è certamente poco etica, però Las Vegas è una risorsa completamente creata, è una città che nasce per il gioco d'azzardo, è completamente creata, ma per esempio nell'ambito del turismo, risorse create sono i parchi gioco, Disneyland o i parchi acquatici. Per la verità, risorse create possono essere anche i parchi naturali, se visti da un certo punto di vista. Poi c'è qualche cosa che è assolutamente particolare, è la personalità, l'identità del territorio. Come gli esseri umani, nell'aspetto anche esteriore, manifestano la loro personalità e la loro identità, così anche i territori. Un elemento, per esempio, per Monte Sant'Angelo, fortemente identitario, è il quartiere Iunno. È il risultato della costruzione, appunto, dei gruppi umani che hanno espresso in questo quartiere la loro fantasia, ma anche il loro gusto, la loro concezione di bellezza e la loro, attenzione, concezione di comunità e di valorialità. Quindi noi in quel quartiere, e nella edificazione di quel quartiere, non vediamo soltanto l'insediamento, ma ci colpisce l'assoluta originalità che ci comunica. Io a questo proposito faccio sempre un esempio, che è quello di, a proposito, di personalità e identità. Questi sono due stralci di carta topografica. A destra c'è Foggia e qui c'è Vieste. E qui l'identità appare chiara. La pianura che consente che cosa? Un insediamento diffuso con tante vie di comunicazione, quindi estremamente accessibile. Qui non si vedono, ma ci sono attività produttive. Se io vedo Vieste, vedo un insediamento molto compatto, anche se si espande più di tanto non ci riesce perché qui non si vede bene, ma ci sono le montagne alle spalle di Vieste. Le vie di comunicazione non sono così belle, lineari, come devo dire, rettilinee come quelle di Foggia e quindi abbiamo dei percorsi molto più accidentati e dei paesaggi conseguenti estremamente diversi. Quindi nel paesaggio e nell'organizzazione di questi due territori noi vediamo sia
la personalità che l'identità di quei territori. Poi però, perché ci sia sviluppo, noi abbiamo necessariamente bisogno di una volontà da parte del gruppo umano di creare sviluppo. E quindi ci vuole una strategia perché questa volontà si manifesti. Attenzione, quando anche la volontà non ci fosse e quando anche non ci fosse la strategia, noi comunque produrremmo territorio e con aspetti positivi e negativi, ma non necessariamente finalizzati allo sviluppo. Potrebbe essere, per esempio, un territorio che aumenta le disuguaglianze. Come al contrario potrebbe essere anche un territorio assolutamente etico. Però tutti questi elementi insieme non bastano a individuare, definire lo sviluppo del territorio. Occorre che succeda qualcosa. Occorre, dice il Myrdal, un accidente storico. Ci vogliono delle circostanze particolari che mettano in moto questa volontarietà e che sollecitino la conoscenza delle risorse e delle personalità dei territori. L'esempio di accidente storico è vicinissimo a noi, ed è l'esempio di Padre Pio. Senza Padre Pio, probabilmente non solo San Giovanni Rotondo, ma anche il Gargano sarebbe completamente diverso. Così come senza l'apparizione di San Michele Arcangelo, tutto il Gargano sarebbe completamente diverso e tutta la storia del Gargano sarebbe stata diversa. Quindi occorre che ci sia un elemento che inneschi poi a catena delle altre relazioni positive, ripeto, tra gli esseri umani che abitano quel territorio e che probabilmente lo amano. Dico probabilmente perché qualche volta non abbiamo sotto gli occhi l'evidenza di questo amore. Il territorio. E quindi in questo modo, attenzione, si ha crescita e sviluppo del territorio e si hanno, a seconda della diversissima combinazione di questi elementi, molte possibili strade. A questo punto dovremmo, diciamo così, aspettare l'accidente storico. E quindi qui c'è una bella vignetta simpatica. E molti, vedete, il piccolo dice al tigrotto: molti sprecano la propria vita, sono passivi e demotivati, privi di ambizione e di iniziativa. Ma io no, no, per giovane, per giova, per giove. Io avrò una vita epica, intendo cambiare il corso della storia. E quindi il desiderio di attivarsi. E come farai? E qui c'è proprio l'atteggiamento. Mi siederò là e aspetterò così l'occasione saprà esattamente dove trovarmi quando sarà il momento di cambiare il mondo. Intanto si siedono aspettando di cambiare il mondo e il tigrotto dice: vorrei aver portato un libro da leggere, almeno facevamo qualche cosa. E gli risponde chi voleva cambiare il mondo. Nah. Potrebbe essere da un momento all'altro, non ci possiamo distrarre a leggere i libri. Non è così, non è che l'occasione, l'accidente storico ci cade sulla testa senza che noi abbiamo invece una volontarietà di cogliere e di attivarci. Non è proprio così. Per cui lo sviluppo, in particolare lo sviluppo territoriale, è un processo storico.
non soltanto per le proprie variabili, per le caratteristiche, ma perché è il risultato, attenzione, della consapevole e intenzionale costruzione dell'uomo in specifici assetti sociali e materiali. Attenzione, il Covid che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo ci dice che in specifici assetti sociali, materiali e immateriali noi stiamo costruendo e siamo chiamati a costruire processi di sviluppo utilizzando sempre più assetti immateriali. Come poi il territorio si riorganizzerà in funzione di questi assetti immateriali, questa è, come devo dire, il grande punto interrogativo e la grande scommessa e anche la grande avventura che stiamo vivendo adesso. Non è un processo definibile in termini universali. Vi ho detto che mentre la crescita è quantitativa, lo sviluppo è qualitativo. Soprattutto, e soprattutto in passato, le misure di sviluppo erano fatte in relazione a qualcos'altro, erano relative a qualcos'altro. Cioè, i paesi sviluppati si distinguevano dai paesi sottosviluppati, c'era la differenza tra lo sviluppo era quello che non c'era laddove c'era il sottosviluppo. Quindi c'erano anche molte, come devo dire, categorie rigide. Perché come facciamo a dire che il nostro grado di sviluppo è superiore, per esempio, al grado di sviluppo degli aborigeni dell'Amazzonia? Ovviamente il grado di sviluppo si misura in funzione della storia che si è avuta, in funzione delle occasioni, in funzione delle circostanze, e non è legato, ed è legato meglio, alla cultura dei luoghi, alla cultura locale. Quindi non possiamo, come devo dire, attribuire al sottosviluppo un'accezione troppo severa e negativa. Perché è legato a una serie di cambiamenti, attenzione, contraddittori e spesso perversi, perché spesso non sono etici, ma aumentano le disuguaglianze. Quindi lo sviluppo va guardato molto attentamente. Può implicare un cambiamento evolutivo all'interno di uno specifico assetto di relazioni sociali di produzione. Così, nella filosofia, nell'economia politica si è sviluppato da Adam Smith a Marx e così via. Oppure a trasformazioni rivoluzionarie nelle relazioni sociali e nei mezzi di produzione. Certamente la tecnologia e il livello di acquisizione della tecnologia gioca un ruolo fondamentale, perché dà a quella popolazione e quindi a quei territori che la abitano una marcia in più e, attenzione, un fattore competitivo in più. Perché lo sviluppo si gioca anche sulla capacità competitiva dei territori, che devono quindi sapersi organizzare in maniera competitiva. Tradizionalmente i fattori principali di sviluppo sono la popolazione, le risorse, l'abbiamo detto, i mezzi di produzione, tutti gli animali domestici, gli edifici, le attrezzature, tutti i mezzi di produzione. La ruota è stata un'invenzione che ha sconvolto i mezzi di produzione, così come il motore a vapore e così via. Attenzione, qui si usa mezzi di produzione anziché risorse di capitale. E qua è un elemento importante, perché questo aspetto della produzione
indirettamente e sta sempre più indirettamente valorizzando un altro mezzo di produzione e un'altra risorsa naturale, che è il capitale sociale. Quindi insieme al capitale territoriale, nei nuovi fattori di sviluppo, questi sono quelli tradizionali, ma nei nuovi fattori di sviluppo c'è il capitale sociale. E chi fa parte di questo capitale sociale? Voi, tutti gli studenti, i docenti, il terziario avanzato, fa tutto parte del capitale sociale. E adesso vedremo perché è un elemento di capitale, perché va considerato proprio in termini di valore, non soltanto di qualità. In termini di competenza e abilità. I prodotti, quindi sia i beni capitali che i mezzi di produzione che i beni di consumo, i collegamenti con le reti, le varie reti di comunicazione, e un altro aspetto che sta aumentando, sta vedendo sempre più un aumento di importanza, l'organizzazione. L'organizzazione sia da parte dei governi centrali, nel senso, intesi nel senso tradizionale, quindi governi degli stati, sia i governi delle unioni di stati come l'Unione Europea o come le unioni di, come devo dire, l'ONU, le grandi organizzazioni anche umanitarie. Le decisioni prese riguardo allo sviluppo economico sono influenzate sia dalle disposizioni dei confini, sia dai limiti amministrativi delle unità politiche interne ai paesi stessi. Guardate, anche qui il Covid ci ha portato una situazione di evidenza diversa, per cui stiamo vivendo un momento diverso dal precedente. Noi dal 2000 in Europa non abbiamo più i confini amministrativi. Ci muoviamo ovunque, senza, con una stessa moneta, più portiamo, non portiamo più nemmeno il passaporto, ma la carta d'identità. Che cosa è successo? Che il Covid, attenzione, ci ha fatto scoprire due cose da capo, che esistono i confini. Non solo esistono i confini tra gli stati, esistono i confini tra aree, tra virgolette, buone e aree, tra virgolette, cattive. Esiste, si possono creare delle barriere tra le aree dove ci sta un numero di ammalati elevato e quelle che hanno un minor numero di ammalati di Covid. Quindi esistono sia delle barriere, come devo dire, fra stati, ma anche delle barriere locali. E quindi di queste noi nell'organizzazione futura dovremmo tenere molto conto. E qui è lo schema di massima, ovvero sia. Ci sono delle condizioni ambientali nella comunità locale, nella paese, nel mondo, economiche, fisiche, politiche, eccetera. Ci sono opportunità e rischi, però attenzione, c'è quel capitale territoriale e capitale umano, cioè c'è la competenza distintiva. E ci sono in quel territorio, perché ci sono i gruppi umani, capacità finanziarie, manageriali, funzionali, organizzative. Non solo, c'è una reputazione che quel territorio gode oppure, tra virgolette, non gode, quindi si deve riappropriare della propria reputazione. Dobbiamo, per esempio, riappropriarci dalla valutazione di paese mafioso, o il Gargano è mafioso, oppure le località del Gargano sono mafiose. È una cattiva reputazione, che ci danneggia anche economicamente, oltre che una cosa che viviamo malamente, e poi una storia. Poi ci sono delle risorse aziendali. Attenzione, queste risorse aziendali possono essere un'opportunità o un vincolo.
L'esempio classico di opportunità e vincolo, i ragazzi adesso forse non lo sanno più, però noi sì, il caso di dell'Enichema Manfredonia. L'Enichema Manfredonia è stato una grande opportunità, ma un enorme, terribile vincolo. Però se andate a Taranto vedete la stessa cosa, una grande opportunità e un terribilissimo vincolo. Poi individuazione dei punti e di debolezza, i programmi sono nelle risorse aziendali. Tutte queste combinazioni ci possono dare l'indicazione di quali sono le modalità migliori, che può produrre, attenzione, a scelta dei prodotti e dei mercati, questo è strettamente aziendale ed economico, però di fatto ad una strategia di sviluppo, non così strettamente economica, ma a più ampio respiro. Perché vi ho fatto vedere questo? Perché qui tutti i fattori produttivi, tutte le caratteristiche locali, tutti i fattori di sviluppo rientrano in forma combinata per produrre, si devono parlare tra di loro, devono colloquiare per produrre un risultato sul territorio. E qui andiamo all'ultima domanda, ma questo territorio che è soggetto quindi a risorse create, risorse date, questi fattori, queste volontà, questi accidenti storici, è soggetto, ci sono condizioni esterne assolutamente incredibili, le malattie, lo sviluppo. È legato alla sollecitazione a spinte provenienti dall'alto oppure provenienti dal basso. Le spinte dall'alto sono le spinte dei governi. Per esempio, adesso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un piano che insieme a tutte le iniziative grant, si chiamano, dell'Unione Europea, del piano nazionale, ne avete parlato la volta scorsa col professor Lopez, che viene indicato dall'alto, cioè sono gli stati che si fanno parte attiva per un processo di ricostruzione, di recupero, di ricostruzione, di nuova forma di sviluppo. Si parla di sviluppo all'interno del documento, perché il documento è, come titolo parla di ripresa. E quindi in questo caso la spinta è dall'alto. Però la spinta dall'alto non basta da sola. È necessario che le comunità locali, le regioni, le province, i comuni si facciano parte attiva. Questo è vero sempre, ma è tanto più vero in una logica che si sta sempre più affermando e che è di sviluppo globale. Avete ascoltato l'altra volta il professor Lopez che ha detto questi piani, l'Europa per la prima volta è proposta di andare incontro ai territori come se fossero tutti uguali, senza più fare distinzione tra virgolette, stati locomotiva e stati tartaruga, diciamo così. Perché? Perché la logica che si sta affermando sempre di più è che se vuoi perseguire azioni di sviluppo e ridurre le disuguaglianze, sempre più devi parlare di sviluppo locale, globale. È tutto il mondo che interviene perché quello che accade, come devo dire, pervade tutto il mondo. Così è stato per la crisi economica del 2007 di Lehman Brothers, così è adesso per il Covid. Però le condizioni stanno cambiando. Un esempio di grande, profondo, traumatico cambiamento è quello del clima. Ci sono degli eventi climatici
che stanno manifestandosi sempre più frequentemente e sempre più violentemente, che ci portano a riflettere sullo sviluppo globale e sul concetto di sostenibilità. Lo sviluppo globale riflette sul fatto che siamo tutti parte di un sistema e che comunque ogni cosa che succede, me lo sto inventando, il Bangladesh inevitabilmente avrà degli effetti in Spagna. Perché è così? Perché gli aspetti finanziari sono interconnessi, gli aspetti produttivi sono interconnessi. E gli aspetti anche di formazione sono interconnessi. E quindi tutte questi eventi nuovi, catastrofici e anche di difficile gestione ci fanno riflettere sulla necessità non solo di sostenibilità dal punto di vista delle condizioni fisiche e non solo della sostenibilità locale, ma anche della sostenibilità alle scale maggiori. C'è una sostenibilità dell'Unione Europea che l'Unione Europea sta perseguendo e la sostenibilità del clima è perseguita a livello mondiale. Sostenibilità che non è soltanto l'eredità che noi lasciamo ai nostri figli e ai nostri nipoti, è anche quello, ma è anche finalmente la consapevolezza che noi lasciamo ai nostri figli la costruzione di un futuro, perché dalle risorse create e dalle risorse ereditate, dai nostri patrimoni locali, noi avremo il futuro, produrremo il futuro delle generazioni, delle next generation, come si dice adesso qua. Quindi necessarie sono queste, necessarie e assolutamente, proprio, come devo dire, in matematica si dice, è una condizione necessaria e sufficiente. Quindi la condizione necessaria e sufficiente è che queste spinte dall'alto siano accompagnate o addirittura sollecitate, come in molti casi nel piano italiano, nel piano nazionale nostro italiano si è avuto, dal basso, dall'interno. Attenzione, per l'Unione Europea quasi tutti gli interventi che vengono proposti sono tutti interventi dal basso. Allora, interventi dal basso, sviluppo dal basso, sviluppo locale, la faccio veloce, non vi preoccupate, è più veloce di quello che sembra. Ogni comunità ha un suo potenziale endogeno. Endogeno significa locale, dello sviluppo. Ci sono delle identità locali e ci sono delle caratteristiche locali. Prima dicevamo, ci sono delle vocazioni territoriali che le popolazioni devono riconoscere e che devono sostenere. Le strategie di sviluppo devono essere focalizzate su questi potenziali endogeni e su questo concetto di identità. Ma attenzione, devono essere selettive, ossia centrate su variabili chiave. Dobbiamo sapere da quali punti dobbiamo partire per arrivare dove. E dobbiamo operare a diverse scale geografiche, quindi dal quartiere, diciamo, dal piccolo centro, al centro più grande, fino ad arrivare alle regioni e allo Stato, all'Unione Europea. La difficoltà qual è? A che scala dobbiamo operare? Quindi come dobbiamo individuare le unità territoriali? Attenzione, al cui interno vi sia una comunità potenzialmente in grado di promuovere una propria strategia di crescita e sviluppo. Quindi alla fine di questa storia, finora, che cosa succede? Succede che di tutto il capitale che noi possediamo, se non abbiamo il capitale sociale, noi avremo delle grosse, grosse, grosse difficoltà di attuazione dei progetti. Ci
Ci sono delle ricerche che si stanno facendo molto interessanti, dove si dice che alcuni progetti, che pure molto interessanti, delle comunità locali, non si riescono a portare avanti. Perché? Perché, per esempio, il piccolo centro non ha più il geometra comunale, non ha più l'ingegnere comunale, non ha più una dotazione di carte, non ha più. Non ha più i tecnici, non ha più a chi si deve rivolgere? All'esterno? Ma chiunque, chiunque, anche il migliore che venga dall'esterno, non conosce la realtà vostra, non ama quello che voi amate, ama quello che lui percepisce importante. E quindi come farà a valorizzare la vostra realtà? Come farà, tra virgolette, a rendervi più belli? Se per lui anche il concetto di bellezza è diverso e lui guarda soltanto l'esterno, il paesaggio, e non riesce a guardare all'interno di quel paesaggio. E quindi a capire dei valori territoriali, oltre che delle possibilità economiche. E qui arriviamo, se mi devo, arriviamo a due esempi di rigenerazione e riconversione territoriale. Allora, in passato si è sempre parlato di riconversione territoriale quando si faceva riferimento alla riconversione cioè la destinazione d'uso di quel territorio viene convertita. Il caso di Foggia, la destinazione d'uso dei cavalli stalloni, dove adesso c'è la facoltà di economia, viene riconvertita a terziario superiore, quindi a facoltà di allora facoltà, adesso dipartimento di economia. La rigenerazione invece è come se quel territorio rinascesse per fare altro, per non solo cambiare il vestito, ma cambiare anche la sua funzione e produrre altro. Spesso le risorse non valorizzate possono venirci incontro per darci altre possibilità e suggerirci altre indicazioni. Questo lavoro è stato fatto durante una tesi di laurea da un dottore che si chiama il dottor Latorre, non so se qualcuno lo conosce, che credo sia di Manfredonia. Allora, località Macchia, comune di Monte Sant'Angelo, qui si vede la zona industriale di Macchia, qui c'è la Madonna delle Grazie, qui la Madonna della Libera e questo è il litorale Marina di Monte Sant'Angelo. Qui, per capirci, ha messo lo studentato dei padri Cappuccini per rendere Monte Sant'Angelo si trova qui. Com'era il paesaggio? L'attuale area industriale di Macchia fino agli anni 60 era questa. Era una distesa di oliveto e vi sorgeva questa pregevole masseria che fra l'altro è ricordata anche nei testi sulle masserie di Puglia, distrutta per dare spazio al petrolchimico. L'insediamento dell'Enichem ha comportato la cementificazione dell'area, l'interramento di notevoli quantità di amianto, l'inquinamento di arsenico nell'aria e nel mare, questa è una storia che sappiamo molto bene. Negli anni 90, con lo smantellamento del petrolchimico e l'insediamento delle aziende del contratto d'area, le ciminiere sono state sostituite da capannoni in cemento e lamiera. La bonifica è stata effettuata solo in parte, adesso è stata anche conclusa, quando è stato scritto questo non era ancora conclusa. E vedete qui non si poteva avvicinare di più perché era impedito in quanto ancora questo terreno non era percorribile, quindi non facevano passare le persone e quindi ha dovuto fare queste fotografie. Da lontano, praticamente dell'insediamento del nuovo contratto d'area.
Fino a qualche anno fa erano visibili le ciminiere dell'Enichem, vedete, qua si vedono ancora. Ora sono abbattute e queste ciminiere ci ricordavano l'Enichem. E qua c'è una vecchia masseria abbandonata. E infatti dice, oltre ai capannoni, quelli che abbiamo intravisto nella figura precedente, vi sono masserie e case rurali abbandonate, campi di ulivi e mandorli e presenza di incolto. Con l'insediamento dell'Enichem sono spariti, oltre che agli oliveti, anche le rinomate spiagge. Tutto ciò negli anni 60 appariva irrilevante, anche perché da più parti si riteneva di perseguire prima di tutto il posto di lavoro. Questo è il pensiero del dottor Latorre. Non è semplicemente così, è qualcosa di un po' più complicato. Certamente, negli anni 60 il problema della disoccupazione era fortissimo e anche fino a un certo punto si conoscevano gli effetti assolutamente negativi sulla salute che si conoscono adesso. Questa è la spiaggia di macchie con la, con, non lo so come chiamarla, con le macchine per il parcheggio sopra. Che cosa è diventata la costa? Anche interventi recenti, come il riadattamento di un vecchio stabilimento, che è questo, probabilmente anche qui qualcosa è cambiato, stabilimento balneare, non hanno giovato all'area, perché hanno contribuito a danneggiare quella che era e sarebbe potuta tornare ad essere un angolo di paradiso. Ed è vero, perché vedete, queste mura fatte in questo modo, questi interventi così poco organizzati, non valorizzano questa spiaggetta che io me la ricordo come era ed era bellissima. E adesso certamente è quello che rimane. Le attività tradizionali, la produzione dell'olio extravergine, oggi il paesaggio della piana di Macchia è caratterizzato ancora da macchia mediterranea e coltivazione di olivi e mandorli. Mandorli praticamente vedrete, se si vedono le produzioni non ce ne stanno più. La produzione dell'olio extravergine di oliva rappresenta un caposaldo per l'economia di questa zona. Questa è località, vedete, Chiancamastro. E poi c'è San Salvatore, che è una realtà che mi ha, devo essere sincera, molto colpito, perché di questi piccolissimi centri, di queste frazioni, ce ne sono veramente molte. Intervenire su queste frazioni per renderle anche, come devo dire, accoglienti dal punto di vista turistico, ce ne sono moltissime, non solo sul Gargano, ma proprio in provincia di Foggia. E qui vedete che c'è la località di San Salvatore e la via che non è proprio agevole per arrivarci. Qui sempre per fare riferimento, questo è lo studentato dei padri Cappuccini, che io ho chiesto di mettere perché non conoscendo bene la zona mi perdevo a vedere. E qui siamo a Siponto. Come si arriva? Innanzitutto arrivare, vi assicuro, è proprio bello. Si procede, quindi questa strada provinciale si chiama, come sapete benissimo voi, strada provinciale Scaloria, procedendo verso San Salvatore, c'è il tipico paesaggio garganico, che per chiunque lo veda, non solo la prima volta, ma sempre, è particolarmente affascinante perché da una parte è roccioso, con roccia fiorante, grotte, gole, e dall'altra parte si vede, qui la figura purtroppo è venuta un po' scura, ma l'immagine originale era bellissima. Il golfo di Manfredonia con la pianura, dice lui, colorata dalla densa presenza di vegetazione coltivata. Si arriva alla località Montagna San Salvatore, attualmente conserva aspetti importanti del locale genere di vita contadino. E vedete, come devo dire, lo si vede subito, dai muretti a secco. Noi non abbiamo visto muretti a secco a Macchia. Li vediamo adesso che ci inoltriamo verso l'interno. E vedete, c'è qualche cosa,
che vorrebbe far capire che ci troviamo in un parco, ma assolutamente le insegne sono messe così una sopra l'altra che non si riesce nemmeno a leggere breakfast, bed and breakfast, non si capisce niente. La vita contadina. Apparentemente questo borgo non ha niente, perché è uno dei tradizionali borghi contadini dell'interno. Sono 50 famiglie di pastori, ma è proprio là, come devo dire, questo aspetto che potrebbe essere affascinante. Sono 50 famiglie di pastori che vivono una vita sociale e lavorativa molto legata alle tradizioni contadine. Però è tutto abbandonato. Vedete qui i muretti a secco, sono tutti abbandonati. Qui c'è un po' di macchia mediterranea che praticamente è tutta disordinata. Attenzione, perché sono tanto particolari questi insediamenti? Perché in provincia di Foggia, in Puglia in generale, ma in provincia di Foggia, non c'è popolazione sparsa. Noi abbiamo l'unica area di popolazione sparsa è la Murgia dei Trulli, come vi avevo raccontato prima. Quindi qui non c'è popolazione sparsa. E in questo borgo rurale, vedete, ricorda da vicino le testimonianze conservate nei musei della civiltà contadina. Ed è vero. Se qui fosse sistemato, se questi campetti fossero organizzati, come devo dire, è la macchia mediterranea organizzata, si vivrebbe un'area diversa. E vedete qui ancora il cortile viene usato come se fosse l'aia di una masseria. Quindi, come devo dire, la vita contadina, pur nel cambiamento di ambiente, ripete le sue forme sociali di incontro e di festa, che sono possibili proprio perché il centro abitato è molto piccolo e tutti si conoscono. E qua dice ovviamente il degrado che c'è perché tu non puoi entrare in un paese. Ma questo qualunque sia, anche Roma, anche Foggia, anche Bari, e vedere come prima cosa i cassonetti dell'immondizia, perché l'impressione è assolutamente deleteria. Però insieme a queste cose, diciamo che possono essere interventi facili, facili, c'è poi questo ambiente rurale che ricorda veramente il passato. Con le mucche che camminano ai lati della strada, che possono essere pure problematiche, e quindi vacche podoliche al pascolo brado che continuano a attraversare, perché qui ancora c'è la transumanza in forme diverse, in modo diverso, però c'è. E poi ovviamente le produzioni tipiche. Dunque, io vi faccio, non, vi voglio far vedere solo un'esperienza di riconversione perché è proprio della nostra esperienza. Questo è l'ex zuccherificio Eridania. Qui si era detto che si sarebbe fatto un impianto di produzione di energia biomassa, non è stato fatto niente. Mentre in quest'altro ex zuccherificio, sì, qui è prima che venisse, questa è l'area che poi è stata utilizzata vicino a Manfredonia per l'area commerciale oh mamma mia, non mi viene Piazza Italia, una cosa del genere. L'area grande area commerciale. Quindi è una riconversione di una zona produttiva, la zona ASI. Ed è diventato tutta questa area di attività commerciali. Quindi riconversione, però c'è un altro ambito che si sta affermando. Questa è la Repubblica di lunedì 10 aprile.
E questo è un servizio fotografico che è stato fatto da un fotografo di moda. I sentieri invisibili che nascono dalle nostre città, soprattutto nelle periferie. Quali sono questi sentieri invisibili? Questi percorsi praticamente sconosciuti, per esempio a Bari di questi ce ne stanno parecchi nell'area industriale, sono percorsi praticamente sconosciuti che potrebbero invece essere utilmente utilizzati per le biciclette, per tante altre forme. Anche qui, vedete, questo mi ricorda la periferia di Foggia, dalla parte del CEP, c'è un'area che è proprio così, identica, e che suggerisce questo fotografo, che vedete, Antonio Costa, studiato alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Lui dice: queste sono delle realtà inespresse, che però già adesso vivono di vita propria e potrebbero utilmente, proprio perché non c'è nulla, potrebbero utilmente essere come una tela bianca su cui si disegna quello che, per quanto piccolo, vorremmo. E qui è bella questa immagine, perché si vede un aspetto più antico, anche se abbandonato, e un percorso, qua stiamo sempre a Milano. Ho queste aree, qui è vicino a un cimitero. Questi percorsi proprio di periferia vicini al cimitero. Questo per dirvi che non soltanto si possono, come devo dire, sviluppare i vecchi percorsi dei treni abbandonati, le vecchie stazioni abbandonate, ma anche i nuovi percorsi ancora, come devo dire, starei per dire quasi ancora vergini. E con questo ultimo esempio vi saluto. Vi saluto, finisco la presentazione. Se avete delle domande, ho parlato tanto, meno male che non ho detto all'inizio, sarò breve, perché se no. Allora, procediamo come negli altri incontri. Sì. I ragazzi, se vogliono porre delle domande, possono o alzare la mano sulla loro finestra oppure mandare la domanda nella chat della videoconferenza. Se permettete, mentre i ragazzi si organizzano, mi sentite, vero? Sì. Allora, mentre i ragazzi si organizzano, voglio fare io una domanda. Innanzitutto voglio ringraziare la professoressa per l'intervento che ho trovato veramente molto interessante e coinvolgente. Devo fare però una domanda provocatoria. La domanda è questa: in tutto il ragionamento che lei ha sviluppato e che, ripeto, io ho trovato veramente pieno di notevoli spunti, le chiedo come si inserisce il mondo dell'istruzione a 370 gradi in tutto questo, a 360 gradi in tutto questo? E soprattutto, quale deve essere il ruolo della scuola in quello che lei in maniera molto efficace ha chiamato la produzione del futuro? Sì, io la ringrazio molto, perché su questo aspetto, sia sul ruolo della scuola che... Aspetti, la prima domanda, era... non l'ho scritta. No, le chiedevo, nel ragionamento che lei ha impostato, come si può, come si deve inserire il mondo della scuola? Qual è appunto il suo ruolo? Quale deve essere il ruolo della scuola nella produzione del futuro? Ripeto, mi è piaciuto molto quella sua affermazione, produzione del futuro, che è veramente molto efficace e che condivido. Di questo stiamo discutendo molto. Io faccio parte di un'associazione, l'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia. Questa associazione, che è l'unica associazione professionale degli insegnanti di geografia, io sono da quest'anno la presidente regionale. Quest'anno ha fatto, vi dico come è cominciato questa riflessione, ecco, ha fatto un concorso. Un concorso
il primo concorso che noi facciamo a livello internazionale, nell'Unione, in tutto il mondo. I bambini, quindi fino a 16 anni, dovevano disegnare la loro carta del futuro. Io quando ho letto questo tema, devo essere sincera, sono veramente entrata molto in crisi. Prima di tutto perché c'è il discorso della cartografia e quindi co come pensare una carta. E poi ho incominciato a riflettere sul futuro. Che futuro? A parte che io mi stavo sentendo veramente molto male per tutta quella restrizione del Covid, che secondo me avrà delle ripercussioni psicologiche notevoli. Ho cambiato il punto di vista completamente. Ovvero sia, se io penso al futuro, adesso penso a una grande possibilità. Mentre finora io avevo solo paura, la paura del Covid, la paura di quello che accadeva. Quindi il pensare al futuro mi ha aperto un'altra prospettiva. E ho iniziato a pensare al futuro, ovviamente io sono insegnante universitaria, che futuro dell'università? Perché se noi pensiamo al futuro dei bambini, e allora che futuri? Dobbiamo riflettere, non abbiamo la risposta esatta, però che cosa ci serve? Questo ce lo dicono le ricerche ultime. Ci serve moltissima, costruire, proprio costruire, perché ce la dobbiamo inventare, moltissima competenza e abilità. Ora, questo che state facendo voi, questa scuola, questa attività, è, come devo dire, è veramente significativa. Qual è la significatività che io vedo? Innanzitutto un'organizzazione online di più scuole che riflettono su uno stesso argomento e ci riflettono dal punto di vista diverso. Ora, può darsi che le sensibilità dei ragazzi sono senz'altro diverse, ma è proprio questo che crea la ricchezza. Anche il ragazzo che apparentemente non ha seguito, ha ascoltato. E nell'ascolto ci sarà qualche cosa di tante esperienze, tante sollecitazioni diverse, ci sarà qualche cosa che gli rimane. Noi non lo sapremo mai. Questa è un po' la frustrazione del docente. Però lasciamo comunque un segno, cioè non passiamo senza colpire, diciamo, lo lasciamo comunque il nostro segno. E poi le competenze. Come facciamo? Noi stiamo riflettendo sul piano nazionale di resilienza, eccetera, non mi viene l'altra parola. Come facciamo a immaginare quello che sarà? Se noi adesso siamo, c'è stata una catastrofe dietro l'altra, una catastrofe dietro l'altra, non riusciamo a fermarci che siamo assillati da qualche cosa. Perché la velocità dei cambiamenti è diventata troppo forte. La velocità del cambiamento è diventata più forte della velocità della nostra intelligenza di assorbire questi cambiamenti. L'unica cosa è la formazione. L'unica che ci salva è la formazione. È la formazione che non può essere più il passaggio stereotipato di saperi. Non che quello non sia importante, perché se io non so qual è la capitale d'Italia, mi sparo. E se non so che c'è stata una guerra mondiale, che dal 42 al 44 pure. Però non è solo questo. Devo avere una formazione che mi renda così duttile, che mi renda in grado di affrontare difficoltà diverse e di pensare sempre come vorrei che cambiasse e di pensare anche che cosa è nostro. Professore, che cosa sto vedendo? E io insegno turismo.
molti dei miei studenti conoscono il Salento. Lo sa che il Gargano non lo conosce praticamente più nessuno? E lo troviamo nei dati, perché io ho fatto una tesi, in proporzione ci sono più turisti esteri che italiani, e soprattutto che italiani pugliesi. Gli italiani vengono, ma non sono i pugliesi che vengono. Perché? Perché non conoscono, non conoscono il loro territorio. Se non conosci, ti disamori. Quello che ho detto prima, noi non possiamo, noi dobbiamo trasferire l'amore per il nostro territorio. Perché ci serve? Perché economicamente funziona. Perché economicamente ci porta degli aspetti produttivi. Quando insegno a Bari, io dico perché ci riempie la tasca. Perché i baresi questa cosa la capiscono bene. Da noi un po' di meno, da noi siamo meno pronti a capire che cosa ci è utile e quindi distruggiamo quello che ci è utile. Distruggiamo le foreste che ci sono utili perché noi di quelle foreste facciamo turismo e ci mangiamo. Noi distruggiamo gli alberi che sono il pane per chi fa turismo, ma l'operatore economico non sa che quello è un valore. Lo sa che cosa mi ha risposto un operatore economico del Gargano? Ma professoressa, ma sono alberi. Perché se invece era una bella gettata di cemento era più importante. Quello è un valore economico. La gente viene perché ci sono gli alberi, non perché ci stai tu che fai la gettata di cemento. Quindi il problema della riconversione è molto importante. Perché altrimenti noi continuiamo a fare dei mega, come devo dire, dei mega alberghi, tipo quelli che stanno sulla costa abruzzese, che non sono identitari, mentre invece dobbiamo trovare delle forme che valorizzino, attenzione, le vocazioni. Professore, lo sa qual è la cosa più difficile con gli studenti? Con gli studenti universitari si vede bene. Far capire al ragazzo che cosa gli piace. Ma a te che cosa piace? Tu dov'è che sei bravo? Noi meridionali dobbiamo essere bravi, per forza, perché non ci aiutano i soldi. Dobbiamo per forza essere bravi per poterci affermare. I ragazzi nostri che vanno all'estero, professore, sono i più bravi, non sono i più ciucci. Sappiamo. E si qualificano al meglio. E io, a me, mi deve credere, mi viene da piangere pensando che quel ragazzo d'oro che io ho formato se ne va in Austria, in Germania, in America. Però è quello. E noi dobbiamo essere non solo bravi, i più bravi. Non possiamo essere i più bravi su tutto. E saremmo Leonardo da Vinci. Allora dobbiamo capire in che cosa siamo i più bravi. Capire questo, secondo me, è una delle modalità per, come devo dire, insegnare. E sono, però questa difficoltà che si hanno con le persone, si hanno pure con i territori. Qual è veramente la vocazione di quel territorio? Attenzione, la vocazione di un territorio non è soltanto la spiaggia bella, è la capacità di accoglienza, è l'identità territoriale, è, mi scusi la banalità, quello che si mangia la domenica. Certo. E che diventa come devo dire, gastronomia, che diventa attrattiva gastronomica. Ma se io vado a Bovino con i miei studenti e i miei studenti chiedono: ma voi che vi mangiate a Pasqua e a Natale? E questi dicono: non sanno rispondere. Professore, a Foggia si fanno le sfogliatine.
Le sfogliatine non si fanno da nessuna parte. A Bari io non posso, non ce l'ho le sfogliatine, le Confermo, porto da Foggia. perché I io sono. foggiani mica sanno che quello è un prodotto tipico. Non so se mi sono spiegata. Quindi ci vuole una riappropriazione di queste bellezze che ci sono, che sono tante. Io ho cominciato facendo macchia. Macchia è stata la prima, come devo dire, il primo luogo che io ho visto perché mi ero innamorata. Io sono andata una volta a Macchia quando ero ragazza ed era una cosa splendida. Quel pezzettino di spiaggia era una cosa splendida. Quando ci sono tornata, ho detto: ma com'è, questo è quello che io mi ricordavo? Non c'è cura, non c'è cura. E ci deve essere la cura prima di tutto per se stessi e poi ci deve essere la cura per gli altri. E quando io vengo a Manfredonia per il carnevale, io sono, come devo dire, ammirata. Cioè io proprio prima di tutto per come diventa la città, che partecipa tutto al carnevale in varie forme, in vari modi. Ma poi perché io mi incanto a vedere i costumi. Io sono andata al carnevale di Viareggio, carnevale di Putignano, altri carnevali. I costumi belli, sartoriali, come i costumi di Manfredonia, non ci sono. Non si può fare, non un museo, una piccola esposizione di alcuni di quei costumi che sono fatti ex novo, non sono aggiustamenti di una pezza vecchia addosso. Non sono la corona di carta che io facevo quando ero bambina e mi mettevo per fare la principessa. Sono piccole, come devo dire, opere d'arte dove ci lavorano dei professionisti. Allora il lavoro del professionista, il lavoro dell'artigiano deve essere valorizzato. E deve essere valorizzato facendo capire il significato. Poi, se studi, se approfondisci i progetti, non solo li sai fare, li sai proporre, sai convincere, perché però ci vuole. Sono stata chiamata da un paese, non pugliese, era del Molise. Mi hanno detto: professoressa, noi abbiamo tante idee perché vorremmo fare qualche cosa sul dissesto idrogeologico. E allora ho detto: ma facciamo un incontro. Non avevano il geologo, non avevano un ingegnere, non avevano nessuno. Nessuno, nessuno, nessuno. Ho detto: ma come mai vi trovate così? E sa, professoressa, col fatto che abbiamo dovuto licenziare, 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 abbiamo. E tu licenzi le competenze, figlio mio. Oh, questo è quello che io ho pensato. Non voglio dire quello che io sto pensando di Foggia. Perché, Certo. dottore, professore, io li vedo i ragazzi, li vedo le capacità, ce li ho sotto gli occhi. Io i talenti ce li ho. È mai possibile che i nostri talenti non devono essere utilizzati? Quelli sono soldi. Ognuno dei nostri ragazzi che viene è come se fosse un sacchetto di soldi. È capitale, capitale sociale. Quindi, Isabella, scusami. sì, devo chiudere. No, non devi chiudere ancora perché ci sono delle domande da parte dei ragazzi Allora, sì. che tu vedi, che tu hai davanti Allora, certo. nella Allora, chat. Nella quali chat. fattori di sviluppo Monte Sant'Angelo dovrebbe sfruttare al meglio? Allora, questa è un po' difficile, vado più avanti e poi torno indietro su questa. Come impatta la burocrazia sullo sviluppo del territorio? Terribilmente. Vi posso dire che io ho 65, 66, mi vo qua, insomma.
Sono 66 anni, io dico 65 perché mi faccio un anno più giovane. Vi assicuro che non c'era questa burocrazia prima e soprattutto la burocrazia che c'era lavorava. Questa è una burocrazia dove riuscire a spedire una lettera francata diventa una tragedia. Quindi la burocrazia ha un grande effetto. Ma perché siamo arrivati a questo punto di burocrazia? Perché le competenze burocratiche, che sono competenze che si imparano, non sono state fornite. Adesso il burocrate non è più come prima, che viveva nel suo ambito di carte, ma la burocrazia deve dialogare con le varie parti. Questa nuova modalità organizzativa burocratica, nuova che poi è vecchia, non si sta manifestando. Per cui faccio per dire, la segreteria non sa che cosa fa l'ufficio di presidenza, l'ufficio di presidenza non sa che cosa fa il comune non sa che cosa fa la provincia e tutti quanti non fanno niente, aspettando di sapere che cosa devono fare. Quindi sicuramente la burocrazia ha una grande responsabilità, però anche nel campo della burocrazia ci sono delle persone molto capaci e noi dobbiamo fare in modo che queste persone più capaci vadano avanti. È una, come devo dire, una etica che dobbiamo avere, un rispetto etico che dobbiamo avere. E certamente ci vogliono le normative, ma le normative più o meno si stanno muovendo. Il problema è che ci sono proprio delle difficoltà. Difficoltà, perché se tu non puoi comprare, lo dico io come università, il mio computer si è bruciato, io dovevo comprare un computer, non ho potuto comprare il computer con i soldi del dipartimento perché non è stato possibile avere i soldi. Quindi capisco questo problema, però bisogna, come devo dire, superarlo. Ci potrebbe essere in futuro un nuovo equilibrio tra problemi ambientali e quelli socio-economici legati allo sviluppo del territorio, in particolare a Manfredonia? Sì. In questo si sta molto lavorando e si sta molto studiando. Soprattutto la situazione di Taranto ha risvegliato moltissime coscienze e quindi la direzione come devo dire, anche dei progetti, delle attività operative, anche degli operatori economici, è diventata maggiore. Quindi sicuramente c'è un futuro. Sulle modalità del futuro, quindi che cosa il futuro, lì bisogna studiare e vedere che cosa è successo altrove, che cosa hanno fatto gli altri. E quindi, tra virgolette, se è possibile copiare qualche cosa altrove, e capire bene le condizioni socio-economiche e le vocazioni del territorio. E soprattutto noi che cosa vogliamo? Che cosa vogliamo? Vogliamo il turismo? Che tipo di turismo? In che modo lo vogliamo sviluppare e in che modo deve essere sostenibile? Perché io ho parlato con un operatore di Vieste. E poi mi dice, eh sì, ma noi siamo sostenibili perché a noi quello che facciamo ci basta per tutto l'anno. E non è così, quella sostenibilità non è questa. E quindi non è, come devo dire, aggredisci chi viene, gli togli pure la giacca che tiene e poi tanto tu vivi tutto l'anno con quello che hai arraffato. È un'altra cosa. Però io sono sicura che se ci pensate, ho fatto fare un esercizio agli studenti. Pensate di avere una bacchetta magica. E come vi immaginate Foggia? E mi hanno risposto soltanto gli studenti che venivano da fuori. I foggiani non mi hanno risposto. No, professoressa, è troppo difficile. Allora ho cambiato. Allora, immaginatevi le aule universitarie. Voi come vorreste le vostre aule universitarie? Come vorreste che la vostra classe, no, scuola, classe, aula del futuro fosse? E lì l'immaginazione si è sviluppata. Quindi forse dobbiamo cominciare a pensare
come lo vorremmo, che cosa vorremmo e come lo vorremmo e di che cosa abbiamo bisogno. Perché per risolvere poi i nostri bisogni riusciamo a pensare ai futuri. E torniamo a dove sta? Quali fattori di sviluppo Monte Sant'Angelo dovrebbe sfruttare al meglio? Allora, prima di tutto, c'è una brutta parola, che è la parola sfruttare. Noi non sfruttiamo niente. Noi possiamo utilizzare, possiamo adattare, possiamo appunto riconvertire, ma non dobbiamo proprio, la parola sfruttare la dobbiamo proprio cancellare. Questo è un brutto termine che purtroppo però è molto diffuso nei media e quindi per questo anche noi, senza accorgercene, lo riprendiamo. Per la verità ci sono anche libri di testo che utilizzano questa espressione, quindi cioè, non è una... non vi voglio... Non è, però noi non dobbiamo sfruttare, noi dobbiamo utilizzare. Allora io vi potrei dire 100 cose. Anche perché Monte Sant'Angelo, così come Manfredonia, forse si vede, mi stanno nel cuore, cioè fanno parte della mia San Giovanni, Monte Sant'Angelo, Manfredonia, erano le località dove, dove andavamo con mio padre, con mamma, quindi me le ricordo bene. Io potrei dirvi tante cose. Il punto è che non sono io, siete voi che dovete dire. Quindi io vi do l'esercizio. Voi, quali, e infatti questo era l'esercizio che pensavo di dare, di un fattore, secondo te, di sviluppo, un fattore attuale, quindi effettivo, oppure potenziale, che non è stato ancora utilizzato. Per esempio, quell'esempio che vi ho fatto vedere, quel fotografo dice: non avete mai utilizzato le stradine di periferia, perché non le avete utilizzate se lì potete fare i vialetti, potete fare le piste ciclabili, potete fare questo, potete fare quell'altro? Perché nessuno ci ha pensato. Quindi è ovvio perché non sono utilizzate. Voi che cosa? Basta pensarne uno e poi viene il secondo e poi il terzo e poi vi scambiate l'idea. Vedete che insieme si chiama, come devo dire, è una costruzione, si chiama partecipata. In questa logica partecipata, in cui si mette in comune il pensiero, però attenzione, non dovete do solo pensare qual è il fattore di sviluppo. Io dico una banalità, un fattore di sviluppo ulteriore di Monte Sant'Angelo è il castello, per non dire le bellezze architettoniche, per non dire, diciamo solo, oppure diciamo il quartiere Iuno, ecco, una cosa che non appartiene alle belle arti, diciamo così. No, appartiene alle belle arti, ma in maniera diversa. Potrebbe sfruttare al meglio il quartiere Iuno, prima di tutto non rovinandolo. Poi valorizzandolo. E come? Con le piante, in mille modi. Ma è inutile che ve lo dico io. Voi camminate nel quartiere Iuno e vedete che cos'è che vi piace e che cos'è che non vi piace. E vi segnate che cosa piace e che cosa non piace. Che cosa può essere utile? Che cosa invece non è utile? Un ragazzo di Bari mi ha ho detto: vai in Bari Vecchia e fai questo esercizio. E poi mi risponde: tra le cose utili, l'odore di ragù. Io sono rimasta, non me l'aspettavo, però è vero. Ho detto: hai ragione. L'odore di ragù è un elemento utile perché si può proporre come turismo. È una cosa identitaria, caratteristica che può indurre un turismo diverso. Per dire, ma ci ho pensato dopo.
Ma a me, io, l'odore di ragù non l'avrei mai messo. Per dire, vi vengono in mente a voi tante cose che a noi possono anche non venire in mente, però dovete scrivere perché. Lo sforzo deve essere di finalizzazione. Poi nessuno ha torto e nessuno ha ragione. E poi c'è un'altra cosa a cui ci dobbiamo allenare. Ci dobbiamo, non è un plurale di maestà, è una cosa che faccio valere anche per me. Ovvero sia la riflessione etica, non in un termini complicati, ma quali valori io comunico con questo? Quali valori mi comunica il quartiere Iunno? Quali valori mi comunica il castello? Mi comunica dei valori positivi, non soltanto di guerra, perché il castello era una modalità di organizzazione nel periodo feudale e organizzava le tenute e quindi era un elemento di costruzione di quel territorio. E quel territorio è così anche perché ha avuto quel castello, se no non avreste avuto questa popolazione. In questo senso, la sostenibilità in questo senso, come devo dire, l'eredità. Ripeto, all'inizio possono anche essere piccole cose, poi però si incominciano a mettere insieme queste piccole cose e si comincia a vedere, a vivere meglio. Ma dove sta scritto che noi dobbiamo vivere in ambienti brutti? Noi dobbiamo vivere in ambienti belli e quindi deve essere piacevole la passeggiata, deve essere piacevole il rapporto con gli altri, deve essere piacevole il momento d'incontro, ci devono essere gli elementi culturali. Faccio per dire, Foggia si classifica sempre agli ultimi posti nell'indagine annuale del Sole 24 Ore sul benessere. Si qualifica gli ultimi posti, nessuno se l'è studiato quel. Possibile che un amministratore non si legge, scusi, ma qua gli indicatori quali sono? Posso migliorare qualche indicatore? E che ci vuole a migliorare l'indicatore cultura? In particolare, come devo dire, il teatro. Non abbiamo il teatro, ma noi non abbiamo tutti quanti nelle parrocchie il gruppo teatrale in dialetto. E quello è teatro. Quello è un aspetto identitario. Per dire che sono tante piccole cose che poi, se le vedo in un sistema, diventano cose utili. Non vi ho portato, mannaggia, però rispondeva a questa domanda. Però ve lo mando per mail, lo mando alla preside o al preside, boh, si chiamano dirigenti, io vi chiamo alla vecchia maniera, mi dovete scusare, l'età mi consente certi lussi. Un esempio di sviluppo locale, che cosa hanno sollecitato? È chiaro che non si possono sollecitare quelle stesse cose, si devono trovare delle cose nostre. Per me è inconcepibile che un carnevale di Manfredonia, io ho fatto tante tesi, ma tante, 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 per me è inconcepibile che il carnevale di Manfredonia non debba avere un vero rilievo nazionale. Non ce l'ha. Non ce l'ha. Capisco che fino a un certo punto può interessare perché poi va oltre la sostenibilità, perché quello di Viareggio è insostenibile. Però potrebbe essere anche quello vissuto diversamente. E poi adesso, come devo dire,
Insomma, noi stiamo parlando, io sto a Bari, quindi stiamo parlando a quanti chilometri di distanza? Però io sto con voi e voi state con me. Quindi le modalità di incontro, le modalità organizzative necessariamente cambieranno e forse cambieranno anche i carnevali, non lo sappiamo. Le feste stanno cambiando. E allora dovremo trovare altre modalità e ci verranno se ci pensiamo. Non so se non ho risposto, ma ho risposto. Non so se. Posso solo collegarmi a questa sua conclusione, giusto per una considerazione. L'augurio è anche che le nostre istituzioni politiche locali nel mondo dell'istruzione migliorino un po' la propria fantasia, perché non se ne può più di corsi per ROS, di corsi per parrucchieri, di corsi per estetiste, è il massimo della depravazione addetti al centralino. Può essere che i nostri geni politici che gestiscono l'istruzione professionale a livello regionale non possano farsi venire delle idee. Lei parlava prima di turismo, parlava prima di cibo. Se vogliamo possiamo parlare anche di enologia, siamo in provincia di Foggia. Certo. Cioè, gli spunti, abbiamo parlato dell'olio. Cioè, è possibile che i nostri politici non sappiano partorire altro? Sì, d'accordo, non è una cosa semplice, non è una cosa che si può impostare così dall'oggi al domani, però insomma ormai sono 30 anni che parliamo di sviluppo del turismo in Puglia, sono 15 anni che faccio, io sono di Monopoli, sono barese anch'io, 15 anni fa quando sono arrivato a Manfredonia si parlava di sviluppo del turismo eccetera, stiamo ancora a parlare di sviluppo del turismo con le amministrazioni che poi vengono chiuse per infiltrazioni mafiose, ecce, diceva il comico, però insomma. Ecco perché io credo che queste occasioni, quella di oggi, quella delle altre due conferenze, diventano un punto fondamentale per cominciare a aprire le menti dei nostri ragazzi, far comprendere come, per quanto brutta possa essere l'idea, per come la intendiamo oggi di politica, ma intendendola invece dal lato nobile della questione, come effettivamente la politica, se fatta bene, possa e debba influire. Cioè è inutile che ce lo neghiamo. E allora abbiamo bisogno di formazione, abbiamo bisogno che i nostri ragazzi comincino a toccare con mano cosa significa cosa pubblica e non sentendola quando capita al telegiornale o leggendo qualcosa sui giornali Certo. cartacei online che essi siano. Ecco perché, ripeto, l'augurio che faccio a noi che viviamo anche nel mondo dell'istruzione è che veramente si cominci a strutturare questo meccanismo piuttosto complesso in maniera tale però da diventare veramente occasione di sviluppo e non Certo. semplicemente la possibilità di dare un pezzo di carta a un futuro lavoratore che chissà, boh, avremo tanti parrucchieri, avremo tante estetiste, ma probabilmente il punto centrale, che è quello appunto dello sviluppo etico e sostenibile, siamo molto lontani quindi Purtroppo sì. ecco perché io comunque la ringrazio per il suo intervento, che veramente ritengo che sia stato molto, molto utile, non solo per i ragazzi, ma anche per noi che ci occupiamo di istruzione e nel mio caso anche di direzione. Grazie ancora, professoressa. Grazie a lei della sensibilità e anche dell'accoglienza, diciamo, perché non è semplice. Ringrazio anche la professoressa Granatiero che si è dovuta allontanare e tutti quanti i docenti che si sono presi anche questo impegno che non è semplice ed è un bel poco oneroso. Comunque, grazie davvero e grazie anche a Mimmo D'Iasio, Domenico D'Iasio, professor D'Iasio che mi ha dato questa opportunità perché per me confrontarmi con i ragazzi, oltre che con i docenti, è un piacere, quindi è una cosa che faccio con piacere. Mimmo, a te le conclusioni. Sì, io non posso che ringraziare tutti, veramente tutti. Questo
Questo è un momento importante della scuola che stiamo avviando, dalla scuola di alta formazione politica che stiamo avviando. E io penso che stiamo andando nella direzione giusta, perché qui si tratta di formare le coscienze delle future generazioni, anche di, come dire, di cambiare atteggiamenti e comportamenti nei confronti, in questo caso, in questa lezione, nei confronti del territorio e degli altri. E la riflessione etica che faceva Isabella è una riflessione etica giusta, nel senso che, ecco, quali valori ci comunica lo Iun, quali valori ci comunica il Carnevale di Manfredonia, quali valori ci comunica il Castello di Monte Sant'Angelo, il Castello di Manfredonia, quali valori ci comunica il territorio. Noi dobbiamo sapere, ecco, entrare in una comunicazione diversa con il territorio, e questo è uno degli obiettivi della scuola di alta formazione politica. Io non posso che ringraziare te, Isabella Varraso, e un po' tutti quanti. Grazie a te per i tuoi interventi, per la tua disponibilità sin dall'inizio in cui ho parlato di questa scuola. Tu sei stato sempre disponibile. Ma io ci credo. Abbiamo cominciato in ritardo per il Covid, per le vicende personali che mi hanno attanagliato, però adesso ci stiamo rimettendo in cammino, Roberto, Isabella, Michela Granatiero, tutti quanti, vi ringrazio. Ringrazio le professoresse che hanno partecipato, ringrazio veramente tutti, il mio vicepresidente professor Piemontese, Giuseppe Piemontese, che mi dà sempre una mano. Lui è anche giornalista dell'Attacco, e quindi sul giornale compaiono sempre puntualmente servizi sui nostri seminari. Io non posso che augurarmi di andare avanti con il vostro appoggio, il vostro sostegno. Un abbraccio a tutti e grazie. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.